Ciao a tutti carissimi amici del gruppo L'Opera Lirica dall'Oggione Musica in Opera. Siamo qua per questo nuovo appuntamento delle interviste dell'Oggione anno 2022 con un caro amico, collega, grande collega, il tenore Riccardo Tamura. Buonasera Riccardo. Buonasera a voi. È un grande onore averti con noi, è un grande piacere perché insomma ti stimo tantissimo e volevo anche che insomma le persone, già molti ti conoscono, però mi chiedono spesso sul gruppo, ma insomma, ma le voci di una volta esistono ancora? Ecco, qui davanti a voi, dalla parte destra, avete una voce di una volta. Quindi lui, Riccardo, è la conferma che le grandi voci esistono ancora. Ecco, caro Riccardo, dai, sono veramente contento che sei qua con noi e che ci puoi parlare un pochino della tua vita, delle tue esperienze artistiche. Poi ci collegheremo più tardi da poco, insomma, con due cari amici che con te ci parleranno di una bellissima iniziativa che avverrà a giugno a Taranto. Ma prima parliamo un pochino di te. Ho letto che ti sei laureato in geologia Geologia e fisica, sì. geologia e fisica. Quindi, ecco, diciamo, qual è stato così, diciamo, come è avvenuto il passaggio fra queste due discipline così diverse? Ti posso capire perché io vengo dall'elettronica, quindi non proprio dalla musica. Cos'è avvenuto? Cioè, che poi ti ha aperto questo grande mondo dell'opera lirica? Non nel mio caso è una lunga storia, non abbiamo tempo di raccontarla tutta, però io non vorrei fare il cantante, non volevo fare il cantante. Il mio sogno era diventare scienziato, era quello che volevo fare. E in alcun momento ho incominciato a prendere lezioni di canto perché mi piaceva Pavarotti e cantavo insieme con i dischi e facevo problemi ai vicini, ai miei genitori, che ma caspita, quello canta di nuovo. Allora ho deciso, no, così non può restare, devo andare a studiare un po' di canto. Allora sono andato da un maestro che mi diceva che io avevo una voce e mi diceva che non dovevo cantare appena sotto la doccia, ma che dovrei anche pensare di fare una carriera professionale. E gli ho detto, dicevo sempre, ma guarda, tu sei pazzo perché io non farei mai il cantante, perché il mio sogno è diventare un scienziato e avevo tanti progetti in quella direzione che andavano tutto bene. E ho detto sì, ma anche se ho una voce, quella rimanerà con me perché nessuno la sentirà. Poi è stata una cosa molto strana che in un certo momento, in un certo anno, io avevo tanti progetti importantissimi che nel tempo, diciamo, fra 6 mesi, sono stati tutti rovinati dalle cause più strane possibili, uno dopo l'altro. E nessuno è stata colpa mia, colpa di nessuno, sono incidenti che sono capitati così e un progetto dopo l'altro era finito. Allora, dopo quei 6 mesi, ho detto a lui: ma guarda, che in questo momento non so più cosa fare perché tutti i miei progetti stanno andando giù, non so come continuare. Allora il mio maestro mi ha detto: ma guarda, che ci sarà un'audizione in teatro, perché non vieni tu per farla? E io ho detto: vabbè, in questo momento non. È uguale, con tutto questo che sta succedendo, vado lì, faccio l'audizione. E ho fatto l'audizione e sono stato preso per la mia grandissima sorpresa. E in quel momento lì ho detto: ma caspita, non è possibile che sia veramente possibile che io sia prendo un contratto in un teatro, non ho mai fatto questo mestiere. Allora ho deciso di uscire dal Brasile e fare un paio di audizioni in America. E tra quelle audizioni che ho fatto, perché volevo una seconda opinione, e in un certo momento ho incontrato Licia Albanese, la leggendaria cantante barese, che era stata una grandissima cantante nel Metropolitan. Lei mi ha conosciuto e mi ha sentito e mi ha detto: ma lei deve diventare cantante subito. E ho detto: ma non posso fare, io sono scienziato. No, no, ma lei ha una voce, deve diventare cantante.
Allora, dopo di quello che è successo, ho detto, ma ok, cerchiamo di provare. Poi ci sono state altre coincidenze, diciamo, che mi hanno portato di più in quella direzione. Mentre stavo pensando cosa fare, ci sono capitate altre cose che, diciamo, mi hanno aperto tutta la strada per fare il cantante e mi hanno bloccato tutta la strada per fare il scienziato. Allora, in un certo momento ho detto, ma guarda, il destino mi vuol dire che io devo cambiare mestiere e per questo sono diventato cantante. Sono andato in America per studiare canto e sono rimasto lì 2 o 3 anni e poi ho preso un contratto nell'Opera Studio di Zurigo e sono venuto in Europa e dopodiché, dopo un anno, ho preso il mio primo contratto in Germania e così ho cominciato a cantare. E ho visto che da lì si è, diciamo, dovete sapere che Riccardo è un tenore, si può definire drammatico, un tenore che ha nel suo repertorio delle opere veramente impegnative, vocalmente grandi, insomma, sono tutti grandi, diciamo, scogli come le opere di Wagner. Ma anche del repertorio italiano, e lì vengo anche un pochino la nostra conoscenza, si è dovuta proprio a un titolo pucciniano. Tra l'altro, con una persona che poi fra pochino si collegherà, che c'era anche lei in quella situazione, in quella produzione. Noi ci siamo conosciuti nella Manon Lescaut a Livorno, che poi è andata anche a Pisa e al Teatro Sociale di Rovigo, cui ho avuto l'onore di cantare insieme a te, e la sua voce è veramente, veramente da lirico pieno, con delle sonorità drammatiche veramente coinvolgenti, una di quelle voci che in teatro si sente e non bisogna sporgersi in avanti per cercare di ascoltare. Ma ti arriva lei a te, non è. Tante volte Grazie. purtroppo siamo abituati al contrario. Infatti, penso che lascino la testata le poltroncine apposta per appollaiarsi per cercare di ascoltare il tenore, perché se non si può sentire. A parte questa battuta un po' alla pisana, un po', un po' polemica, insomma, però consentimela. E il nostro percorso, diciamo, ecco, ci ha fatto conoscere, però. Dovete sapere che il repertorio di Riccardo, appunto, comprende molti titoli italiani. Questi titoli italiani, insomma, diciamolo, anche se è un teatro che sicuramente è il sogno di tutti i cantanti, perché insomma, tu sei approdato nel 2014 al Metropolitan Opera di New York, dove hai potuto dare insomma, vita a 4 produzioni importanti, perché tutte opere di grandissima rilevanza: Ballo in maschera, Don Carlo, quindi protagonista dell'opera assoluto, Cavalleria e Tosca, con cast importantissimi. Insomma, Tosca sicuramente è una delle tue opere, insomma, è insomma, la tua voce immagino appunto, anzi, vi invito, anche se sono voci come quella di Riccardo, che vanno ascoltate dal vivo, perché la registrazione certamente limita la sonorità, in questo caso diciamo che non aiuta la comprensione totale della bellezza della voce e anche del calore della voce. Però andate a ascoltare Riccardo su YouTube e quando potete, siccome abbiamo anche diversi membri all'estero, lui te canti spesso in Germania, appunto. Ecco, quali sono i tuoi prossimi impegni e insomma, se ci puoi dire qualcosa, insomma, dei tuoi ruoli preferiti, per esempio, o quelli che vorresti fare, insomma. Sì, guarda, io ho cantato praticamente di tutto perché quando sono arrivato in Germania mi hanno dato un Ah, beh. contratto che aveva, in Germania c'è il Fach, né? Diciamo la tua specialità, e il mio Fach che mi era stato dato era tenore lirico fino Ecco. spinto giovane, si diciamo, quindi da lirico a spinto giovane, e quello voleva dire da Rossini fino Puccini.
c'era tutto dentro. E da allora ho cantato un poco di tutto, ho cantato da Don Ottavio fino a Tosca in quel periodo lì, poi dopo per gli altri contratti che ho preso sono arrivato a cantare anche Otello e Tannhäuser e questi ruoli così. A me piace tantissimo fare l'Otello, è stato uno dei ruoli che ho cantato di più, anche per tutta la mia storia. Il Cavaradossi della Tosca è anche un ruolo che ha avuto tantissima importanza per me. E con quel ruolo che ho debuttato nel Metropolitan, e con quel ruolo che mi ha... Licia Albanese è venuta al mio debutto nel Metropolitan, è stata la sua ultima apparizione pubblica, ed è seduta lì e mi ha visto cantare, quindi è un onore enorme, una grande memoria per me. E poi, in quel periodo, quando ancora ero nel Metropolitan, ho preso una malattia che non sapevo che cos'era, che si è rimasta così per due anni senza chiarezza di dire cos'era stata. E poi nel 2017 ho saputo cos'era il problema, ho avuto un ictus, un'emorragia intracraniana molto, molto grave. E dopo ho dovuto fermare, cancellare tutto che avevo. E poi quando ero in ospedale, la prima offerta che ho avuto per cantare di nuovo è stata per una Tosca. Allora, la Tosca mi ha inseguito tutto il tempo, quindi è stato uno dei primi ruoli che ho studiato con la Licia Albanese, non il primo, ma uno dei primi. Poi ho debuttato con questo ruolo al Metropolitan, poi quando ho avuto questo problema, il primo ruolo che avevo cantato era di nuovo la Tosca. E ci sono tante coincidenze con questo ruolo. Adesso sono tornato in un teatro dove avevo incominciato la mia carriera e sono tornato in quel teatro per fare Tosca, quindi è un ruolo che va sempre, mi accompagna sempre. Per cantare le cose che non ho ancora cantato, mi manca fare Manrico nel Trovatore, quello non ho mai fatto, non so perché, non è mai successo. E La Fanciulla del West è anche un'opera che considero bellissima e non ho mai avuto l'opportunità di cantare, quindi questi due ruoli mi mancano ancora. Di quelli che ho cantato, come ho detto, Otello è uno dei, nel repertorio italiano, il mio preferito. Anche Cavaradossi sicuramente sono questi due che ho cantato di più, ma anche mi fa tanto piacere cantare il Tannhäuser di Wagner, che è un ruolo difficilissimo, però per me mi fa tanto piacere, è uno dei ruoli per me, anche se non è italiano, ma è una di quelle opere che sono veramente bellissime per cantare. Diciamo che è una delle opere più italiane di Wagner, si può definire un po' completamente, quindi sono, insomma, ricorda un po' il modo ecco, romantico, quindi insomma, di esporre anche le arie, insomma, ma anche pur essendo appunto, come hai detto, difficilissimo, perché poi insomma, sono ore di palcoscenico che insomma vanno sapute gestire, no? Saputo. Sicuramente insomma, tu hai un'esperienza che appunto hai potuto fare con questo percorso che ti ha portato poi in Germania a debuttare tantissimi ruoli. Questo è un bagaglio non solo personale importantissimo, ma è anche un bagaglio che puoi trasferire all'altro a delle persone che appunto, perché qui che entriamo in punta di piedi poi anche nella... diciamo nella seconda parte diciamo, del nostro incontro insieme, puoi trasferire la tua esperienza a delle giovani leve, delle personalità che appunto si affacciano adesso nel mondo dell'opera oppure che hanno bisogno di confermare insomma, la loro professione. E a tal proposito io devo citare il fatto che tu appunto sei responsabile di una accademia, ho letto appunto a Berlino, ecco, se ce ne vuoi parlare intanto di questo aspetto e la tua, come ti poni davanti ai giovani, quali sono le tue aspirazioni come, diciamo, mentore, cioè come persona che è in grado di dare e dove insomma agisci abitualmente, come agisci con le giovani voci che trovi sul tuo cammino, insomma. No, io come scienziato
quello che non mi piaceva nel canto era la storia di che è molto difficile imparare, è molto difficile fare una teoria del canto, perché veramente non c'è, no? È difficile insegnare a una persona come cantare. E io dicevo al mio primo maestro che ho avuto in Germania, perché la prima maestra, diciamo, che avevo era stata la Licia Albanese, poi sono venuto in Germania, qui ho trovato un altro maestro, e che era un direttore d'orchestra, non era un cantante, però capiva tantissimo della tecnica. E allora ho imparato con lui, e io dicevo sempre, ma guarda che ci deve essere una formula, che se io faccio A, B e C, mi esce la voce come deve, così come nella fisica funziona così. E lui mi diceva, guarda, tu puoi cercare, sicuramente perché hai questa formazione, se vuoi continui a cercare, però io nella mia vita non ho mai cercato di trovarla, questa formula. E gli ho detto, ma guarda che ci deve essere una. E sono sempre stato lavorando in questa direzione di trovare un modo. E non sono riuscito neanche io di trovare una formula perfetta per farlo cantare. Però in questo frattempo ho incominciato a insegnare canto a giovani cantanti, perché ho imparato tante cose. Io nella mia vita ho avuto la fortuna di avere il contatto, dopo che ho conosciuto Licia Albanese, ho conosciuto quasi tutti i cantanti, i grandi cantanti che erano ancora vivi nel mondo, li ho incontrato quasi tutti. Mi è mancato Giuseppe Di Stefano, uno che non ho mai, e un paio di altri, però quasi tutti che c'erano io li ho conosciuti, Franco Corelli, Carlo Bergonzi, tenori quasi tutti, anche bassi, tanti nomi, adesso per dire tutti non mi vengono, Robert Mario. Scusami, una curiosità da basso, siccome ho visto che hai cantato a Wichita, ma mica hai cantato, hai conosciuto anche Samuel Rame, immagino. Sì, bravissima persona, bravissimo cantante, è stato il mio padre, è stato Timur della Turandot. Ma immaginavo, ho visto Turandot, Wichita Opera, ho detto, ma sicuramente... Sì. No, ma dice, ho conosciuto tante queste persone. Scusami. Scusa se ti ho interrotto, ma hai detto bassi, hai detto grandi cantanti, sì. Io sono partito subito. No, ho conosciuto tantissimi. Tutti quelli che erano vivi in quel periodo lì, anche James Morris, che è ancora vivo, ma diciamo anche quelli più alti, più anziani, li avevo conosciuto tramite Licia Albanese, perché le conosceva tutte queste persone, mi mandava, vai a incontrare quella persona, parla con lui. Io ho avuto la fortuna di poter parlare con tutti quelli, tanta gente, e sempre chiedevo come scienziato, non come cantante, ma guarda come canta lei, come fa a cantare, perché io sto cercando questa teoria del canto. E ho sentito tante frasi, tante spiegazioni così, e diciamo nel primo momento non mi faceva molto senso, io capivo, cioè, credevo di capire cosa mi stavano dicendo, però non riuscivo a creare per me un metodo di fare queste cose. Però dopo questa esperienza tutta che ho avuto di cantare così, e diciamo, io ho fatto io in questo momento, dopo una certa età, avevo incominciato a cantare i ruoli più leggeri, diciamo, anche se facevo già Otello, Tannhäuser, avevo incominciato a cantare anche i ruoli, diciamo, per una voce più leggera. E per cantare quei ruoli ho visto che ci manca un metodo, perché, diciamo, se tu fai un pagliacci, è un ruolo difficilissimo fare Canio, però se Canio, diciamo, non voglio essere profano, però se non ti senti bene un giorno e devi fare Canio, se tu gridi un pochettino va bene, si può fare, arrivi alla fine. Però se tu vuoi fare un'opera di Mozart, per esempio, o anche un Rigoletto, un ruolo così, il Duca, se hai un giorno dove non stai bene e devi cantare dopo che hai cantato Otello, Tannhäuser, è difficilissimo. E allora ho dovuto trovare un metodo di fare tutte queste cose. E in questo processo di cercare questa nuova tecnica, tante cose che avevo imparato di quelle persone che in quel momento
forse non facevano così tanto senso, sono venuti insieme e io sono riuscito a fare un'idea molto più completa di tutto quello. E in un certo momento ho incominciato anche a insegnare, perché la gente mi chiedeva lezioni di canto. E nell'insegnare avevo di sempre, ho fatto dei programmi, tu hai parlato dell'Accademia di Berlino. Quell'Accademia di Berlino si è adattata, tutti gli anni è cambiata un po'. E nel periodo dove si cambiava, di solito noi prendevamo meno tempo per fare lezioni. Allora avevo incominciato con più di un'ora e l'ultimo anno facevo mezz'ora per persona. E per fare un'ora, un'aula di canto in mezz'ora, c'è bisogno di trovare veramente un metodo per fare capire, altrimenti non riesci a fare. Tu, l'allievo arriva e canta un po' e deve uscire. E in questo periodo, anche dopo il mio problema che avevo avuto, che avevo preso altre idee di tutto quello, perché, spiego rapidamente, il mio medico mi aveva detto che se io volessi tornare a cantare, dovevo trovare un altro metodo di cantare che non mi facesse salire la pressione sanguigna. Quindi tutti questi elementi sono stati combinati e sono arrivato a un metodo che mi sembra di funzionare benissimo. Quindi a Berlino ho testato con tanti allievi del mondo e vedevo che dopo mezz'ora o 40 minuti di lezioni veramente c'erano dei progressi enormi. E allora mi sono stato incoraggiato a fare queste cose con altre persone e adesso mi piace tantissimo anche fare le lezioni e ho incominciato a insegnare tante persone e per quello adesso facciamo anche questo progetto a Taranto, di cui sicuramente tu ancora parlerai, però diciamo, mi fa quasi tanto piacere insegnare, fare lezioni, come mi fa cantare ancora un pochettino di più piacere, però è più o meno la stessa cosa. No, ma ti ringrazio tantissimo, perché dalle tue parole traspare l'amore anche che hai per questo bellissimo, fra virgolette, mestiere, che poi è una missione, un po' come un medico impara le varie nozioni per poter esercitare la propria professione. Anche il cantante, tra l'altro, è un ricercatore, perché la voce cambia, abbiamo talvolta dei problemi di salute o di vita, perché dobbiamo cambiare abitudini, dobbiamo cambiare luoghi di lavoro, perché il cantante si sposta spesso, no? Non è che cantiamo sempre nello stesso posto, quindi poi cambiano le stagioni, cambiano le situazioni, tante pressioni psicologiche, agenti critici, cose varie, ci vuole un grande controllo di sé e poi soprattutto una tecnica che insomma si adatta al proprio corpo e diventa un vestito che poi non ci lascia più, quindi insomma è una cosa bellissima, l'hai spiegato con parole veramente molto, molto, diciamo, piene di competenze e anche di amore rispetto al nostro lavoro, che sarebbe bello anche molti colleghi, ma anche molti appassionati della lirica, valutassero questi aspetti come primari, perché quando noi analizziamo un cantante sul palcoscenico, dietro c'è tutto un mondo, c'è tutta una ricerca, non solo, cioè non è che capita lì per caso sul palcoscenico che qualcuno ci dice: oh, vieni a cantare, vieni qua, vieni, cantate, vai. Cioè, c'è tutto un percorso dietro e magari ci sono dei buoni risultati, dei risultati meno buoni, però c'è sempre una ricerca, ecco. Però hai descritto te in particolare, che hai dato la possibilità. Mi senti? C'è? E anche del ragionamento, dello studio, ecco. Questo è importante rilevarlo. Non è un caso che uno diventa un artista affermato in tutto il mondo. Ecco. Ora ci vedo che c'è un pochino di confusione con la connessione, ma adesso io farei entrare i nostri amici, perché sennò ci danno per dispersi, cioè, ma ci sono, non ci sono, ci sono, non ci sono. Facciamo entrare la, sì, presidente,
la Lorena Zaccaria, che anche appunto, come ho detto prima, ci ha, Buonasera. eccola, eccola. Buonasera Lorena, buonasera. Scusate Sì. se vi rimpicciolisco, io rimango grosso, ma non è colpa di nessuno perché dipende da come ci si collega a questa cosa. Era meglio il contrario, se voi eravate grossi e io più piccino, perché anche per un fatto estetico, insomma. Però, allora, e poi faccio entrare anche il maestro Mariano Panico, direttore d'orchestra, ecco, il responsabile dell'associazione, che organizza una bellissima masterclass, quindi sarà tra l'altro la prima masterclass di Riccardo in Italia, a Taranto, l'associazione Arturo Toscanini, che abbiamo appunto qui nella plenum dei comandanti in campo di questa associazione, abbiamo i massimi rappresentanti. Ora, gli aggettivi li ho finiti, quindi no, non so più cosa. Penso che le vostre parole potranno dare, diciamo così, una spiegazione e invogliare quelli insomma, che sono in collegamento, gli amici di quelli che sono in collegamento, per ecco, partecipare a questa master che si terrà a Taranto dal 15 al 20 di giugno, un'occasione molto bella di cui voglio farvi partecipi, cari amici. E scusate, solo una cosa tecnica, perché se no dice, ma noi ci si collega, ma non ci saluti nemmeno, non è carino, diciamo. Allora, io devo ringraziare perché ci segue sempre, ci aiuta molto come moderatrice, la carissima Loredana Azzei, poi il caro amico Emiliano Sarti, e Patrizia Gallina, carissima amica e persona sempre impegnata, anche lei con dirette, articoli molto belli, interviste, così. E poi, soprattutto per Riccardo, mi corre l'obbligo di mandarti i complimenti di Susanna Carboni, che bravissimo, penso lo dirà a te. Io no, sono un umile servitore, diciamo, insomma, va bene, finita diciamo, l'aspetto istituzionale, passo la parola a Lorena che ci parlerà un pochino della masterclass, appunto, insomma, i dettagli tecnici, ecco, dove possiamo andare a leggere delle informazioni. E insomma, dai, Lorena, parlaci un po' di questa iniziativa. Innanzitutto io volevo ringraziarti Alessandro per questa intervista, che mi ha fatto davvero tanto piacere, innanzitutto rivederci e poi soprattutto ricomporre una piccola parte del caso della Quadro di Livorno del 2017, quindi è stato piacere rivederci tutti insieme. Ritornando alla nostra classe, io ho voluto giustamente che siamo portati innanzitutto per quanto riguarda la venuta in Italia come docente per la prima volta e soprattutto perché Riccardo deve assolutamente essere assunto anche dai giovani cantanti italiani ma soprattutto come docente, perché credo che quello che Riccardo trasmette in giovane credo che sia uno dei pochissimi, questo limite tra tutti i docenti che per la mia esperienza io sono. E lui è veramente fantastico, non lo dico perché è qui presente, ma perché veramente quello che dice aiuta tantissimo il giovane a formarsi, a prepararsi per questa, diciamo, difficilissima professione, se vogliamo definirla così, bellissima allo stesso tempo, ma soprattutto ti spiega veramente come si
debba cantare, come si debba esprimersi un artista, e non soltanto basandosi sulla tecnica, dicendo quel suono fai così, pensa lì, fai così, ma pensando alla parola, dando peso alla parola, perché parlare. Cantando, parlando, appunto, io mi torna in mente un po' le nostre origini, no? Le origini del melodramma, no? Nel 1600 c'era il recitar cantando. Io penso che questa parola si sia un po' persa nel corso dei secoli che sono arrivati subito dopo. E credo che i cantanti della vecchia scuola, come appunto citava prima Riccardo, Licio Albanese, come anche Franco Corelli, Mario Del Monaco, Giuseppe Di Stefano, la Maria Callas, la Tebaldi, insomma, tutti questi grandi. La prima cosa che colpisce di questi grandi artisti, a prescindere dalla bella voce, veramente dal materiale vocale che loro avevano, ma la cosa bella era che si capiva tutto ciò che dicevano, dalla prima all'ultima parola. Non c'era un suono o una vocale, una consonante che era camuffata. Era tutto comprensibile, a prescindere dalla comprensione delle parole, ma si capiva cosa l'artista voleva dire in quel momento. Come la semplicissima frase "Pace mio Dio", no? Della forza del destino, che veramente io quando ascolto il "Pace mio Dio" dalla Tebaldi è una cosa veramente, sembra di andare in un'altra dimensione. Questa dizione chiarissima, pulita, e poi la voce bellissima, affascinante, come la definiva Toscanini, la voce d'angelo, no? Ma lei, come lei, anche tante altre del suo periodo, mi ricorda anche la Maria Antonietta Stella, un'altra grandissima del passato, e tantissime, mezzi soprani, anche la Giulietta Simeonato. E quindi credo che Riccardo sia forse l'unico o uno dei pochissimi a portare avanti questa dottrina, se vogliamo definirla così, di insegnare a parlare cantando, appunto recitar cantando. E ti posso assicurare, Alessandro, che quando tu pensi a parlare, quando hai uno spartito davanti, stai studiando un'aria e pensi a parlare, quindi a dire quello che stai dicendo, la voce arriva da sé, naturale, con tutte le proprie emozioni e tutto quello che il personaggio in quel momento vuole trasmettere. Quindi, alla luce di tutto questo, ho detto a Riccardo: tu devi assolutamente venire in Italia, perché credo che appena ti conosceranno, come ti ho conosciuto io, non ti lasceranno più. È per questo che con la mia associazione, sì. Hai detto una parola magica. Pensi a quello che canti, e lì è il problema, che molti volendo potrebbero anche, però non sono in grado e quindi hanno perso in partenza la loro. Però diciamo che ecco, studiare correttamente fa bene. Scusa se ti ho interrotto. No, assolutamente, solo che arriva un po' in ritardo la connessione, quindi ti sento un po' a tratti. E quindi con la mia associazione Arturo Toscanini abbiamo inaugurato le nostre due realtà, che sono appunto la Nuova Orchestra della Puglia e anche il Coro Polifonico. Abbiamo inaugurato lo scorso 23 aprile con la bellissima messa da Requiem di Mozart al Teatro Orfeo di Taranto, con solisti che sono stati selezionati attraverso un bando che abbiamo aperto, che oltre a vincere, diciamo, il ruolo da solista nella messa da Requiem, parteciperanno gratuitamente alla masterclass di Riccardo. E appunto la nostra attività è iniziata il 23 aprile con questa inaugurazione, e adesso c'è la prima masterclass in assoluto dell'associazione, che sarà appunto, non poteva essere che con Riccardo, perché io ne parliamo da mesi di questa masterclass, e quindi ho detto: ma quando la facciamo? La dobbiamo fare? Poi problemi, pandemia, virus, purtroppo è stata rimandata. Finalmente siamo arrivati a poterla realizzare, soprattutto in un periodo
stagionale è bellissimo perché qui a Taranto giugno è fantastico, poi la città è meravigliosa in estate e quindi Riccardo potrà approfittare di conoscere tutti gli usi e costumi della città di Taranto nel periodo più bello, credo. No, se non metto l'audio mi vedete parlare ma non mi ascoltate, può essere anche positivo. Allora, io ringrazio Lorena per questa bellissima presentazione, anzi direi esaustiva anche gli aspetti, diciamo, ludici, diciamo, ecco, non solo degli aspetti artistici e dei valori in campo che sono veramente importanti. Ora passo la parola anche al maestro Mariano Panico, a cui do l'audio perché sennò non mi può rispondere. Buonasera, ciao Alessandro e buonasera a Linguaggio tutti gli dei segni, ma io non lo conosco. ascoltatori. Come stai? Da quanto tempo? Vabbè. No, scusate, questa cosa di levare l'audio alle persone, No, fai bene. mi dà fastidio perché io sono quello che dà la voce agli altri di solito, oltre che usare la mia come posso. Elevare l'audio agli altri è una cosa orrenda, però siccome c'è il ritorno in cassa, non si incassa nulla, poi c'è cioè, un casino. Però ecco, ora comunque Riccardo, quando vuoi intervenire, cioè, fammi cenno, intervieni, ecco, non è che ho levato l'audio solo per un discorso tecnico, diciamo. Ecco. Allora, caro Mariano, noi ci siamo conosciuti grazie a Lorena. Tu sei venuta a ascoltare la nostra Manon Lescaut Sì, che e lì d'altronde ci siamo. cantava Riccardo, ma io non ricordo, scusami se ti interrompo. D'altronde cantava Riccardo, ma io Sì. non ricordavo. Ricordavo una persona che aveva cantato molto bene, però non ricordavo chi fosse, ecco. Poi Lorena mi disse Sì. che era lui. Era Scusami lui, se ho era lui. disturbato. E ti volevo, no, e poi da lì è nata la nostra amicizia e collaborazione, perché è sempre grazie a Lorena, organizzò un concerto giù in una bellissima masseria, se non mi sbaglio mi correggerete, come diceva quello, a Crispiano, no? Mi pare Sì, è era. Ecco. lontano 2017, credo, Mi pare, sì, l'estate, sì. posto appunto, aspetta che metto l'audio un attimo anche a Lorena, Sì, 2017. mi pare proprio, sì, 2017, che poi insomma, ho potuto vivere, come dice lei, diciamo, quell'atmosfera, sì, anche della città, Taranto, perché è una città molto accogliente, con delle bellissimi scorci. Al mare, per esempio, il lungomare molto bello, e poi l'aspetto agreste perché appunto intorno ci sono tantissimi luoghi dove poter anche affrontare un po' un percorso nella natura, ma anche queste masserie che sono inserite in questi interminabili, appunto, in queste interminabili distese di ulivi stupendi, una ricchezza dell'umanità, direi. E lì Certo. facemmo un bellissimo concerto dove tu eri direttore Sì. e mi ricordo insomma la nostra diretta, io poi mi sono rivisto prima del Sì, mi ricordo concerto, facemmo storico. la Calugna, se non sbaglio, Sì, poi no? Poi facemmo la cinta nella facemmo mano, un bel concerto, sì, sì. poi un pezzo che non si fa mai in concerto, che era il Libiamo, ma quello non si fa mai. Un pezzo ricercato che si fece, no, a parte le battute, fu un bellissimo concerto e vi ringrazio ancora per quella bella esperienza che abbiamo vissuto insieme. Ora e ora a te, no, Mariano, ecco, parlaci di Sì. aspetto musicale. Ho sentito che Lorena ha parlato dell'orchestra, quindi credo amerai parlare anche di questo aspetto, insomma, che ti compete direttamente, insomma, ecco. Sì, certo. In realtà l'associazione nasce da un desiderio, ecco, mio e di Lorena, in un momento molto particolare della vita di tutti noi, che è stato il 2020, dove un po' tutti ci siamo visti cambiare la propria vita, no? Le proprie abitudini, e quindi soprattutto il mondo dell'arte, che è stato uno dei più colpiti.
da un punto di vista di occasioni di lavoro, ma soprattutto economici, perché comunque tanti contratti saltati, a gente anche che grandissimi livelli, e Riccardo può confermarlo. E quindi noi abbiamo detto cosa facciamo adesso? E quindi ci siamo reinventati ed è nata questa associazione. Il Sud è sempre stato carente da un punto di vista culturale. Purtroppo adesso per fortuna credo che si stia ripartendo alla grande, speriamo che ne siamo fuori con tante nuove realtà, tante nuove orchestre, che questa cosa è una grande cosa importante. E anche qui in Puglia abbiamo pensato di creare un'orchestra. Sappiamo benissimo che sostenere e gestire un'orchestra anche da un punto di vista finanziario è difficilissimo. Ma noi ci stiamo provando, anche grazie al supporto della responsabile dell'orchestra, che è una bravissima musicista, ed è Ingrid Papa, che è colei che gestisce tutto. Noi abbiamo creato questa nuova orchestra della Puglia. Abbiamo iniziato questa scommessa e a novembre dello scorso anno sono arrivati inaspettatamente, dico inaspettatamente perché noi non ci aspettavamo così tanta affluenza, sono arrivati circa 150 ragazzi a sostenere l'audizione. Si è creata poi una graduatoria di merito e finalmente abbiamo inaugurato poi a Taranto con la messa da requiem al Teatro Orfeo con appunto il requiem di Mozart, e adesso si apre un cammino nuovo per l'orchestra. Quindi adesso stiamo pensando, stiamo progettando nuove attività che l'orchestra possa partecipare. Io credo che senza musica non si può fare, non si può andare avanti, quindi è una cosa inevitabile. Noi ci stiamo mettendo il nostro impegno, poi adesso anche con la grande mano di Riccardo, che verrà qui, farà questa grande masterclass, perché io voglio dirlo, è un'occasione imperdibile, perché chi è cantante, io non sono un cantante, ma Meno male, non in mezzo a voi, non sono un cantante, ma molte volte quando Lorena mi faceva ascoltare i grandi nomi, ascoltavo anche su YouTube le grandi voci del passato, e poi ho ascoltato Riccardo e ho detto: ma Riccardo deve fare una masterclass qui da noi, facciamolo venire, sempre se lui vorrà, perché comunque il suo modo di cantare appunto è sulla parola, è naturale. Io ho sempre pensato che, pur non essendo un cantante, ma facendo un po', avendo studiato la direzione d'orchestra e facendo anche questo lavoro come direttore d'orchestra, io credo che il canto deve essere naturale. Quale strumento miglior del cantante, della voce, della persona stessa, no? Che possa esprimere le proprie emozioni? Io dico sempre: io sono uno strumentista, già deve passare dall'anima, deve entrare in uno strumento. Invece il canto è esattamente la percezione dell'emozione è rapida, quindi molte volte o l'emozione non c'è, oppure la tecnica non è buona. Non mi Io mi fermo stimolare delle qua. battute perché sono in diretta e non le posso fare. Assolutamente, sicuramente l'emozione c'è, purtroppo No, mancano i mezzi, poi ci sono. E la cosa che a me ha colpito di Riccardo, innanzitutto, è la grande persona, perché secondo me un artista deve essere un grande artista, e i pochi grandi artisti nella mia giovane età che ho conosciuto sono tutte grandi persone. Io sono stato allievo e sono tuttora ancora del maestro Lorenzetti, una persona d'oro, un grande uomo. Quindi Riccardo è un'altra grande persona. Quindi tutti i grandi artisti che ho avuto la fortuna di conoscere nella mia, ripeto, giovane e tenera età, sono tutte grandi persone. E la cosa che mi ha colpito, ripeto, di Riccardo è la sua grandezza umana. Quando c'è la grandezza umana c'è il grande artista, io penso sempre questo. E in effetti, Devo dire, prima devo di... dire che Sì, cantare scusa, vai. insieme a Riccardo, scusami, Riccardo, ora non sono complimenti così che si fanno anche facilmente, anche così tipo è bravissimo, è bellissimo, ed è questo no. Sono complimenti veri perché possiamo dire che io, avendoci cantato insieme, posso. Allora, è stato di una leggerezza, di una professionalità, di un rispetto per i colleghi e le colleghe,
che devo dire sarebbe auspicabile sempre da chiunque. Certo. E è stato un piacere avere a che fare con una persona, prima di tutto, e poi un artista certamente compiuto, affermato e padrone di se stesso. Ecco, Certo, molte ma volte c'è infatti, la voce, scusa, no? Ma, certo. cioè, molte volte c'è la voce, ma manca la testa. Molte volte No, c'è, assolutamente. come dire, questo anche, molti sono anche altezzosi, no? Boriosi, che dicono io sono più grande, Ma quando infatti, perdono in scusami piccolezza. se ti, certo, scusami se ti interrompo, Alessandro, ma infatti, non è una frase di fatto, è proprio perché lui è una grande persona, ma non perché è qui presente oppure dobbiamo pubblicizzare la masterclass. Credo che anche dalle parole che lui ha detto, la gente si rende conto di questo. Ma noi in realtà abbiamo fondato questo, la nostra associazione con Lorena. Il nostro obiettivo è prima la persona, perché penso che se non c'è la persona, l'uomo, l'artista, la donna, l'artista, non si va da nessuna parte, no? Io penso che se si viene. Se viene a mancare l'obiettivo principale che è la musica, tutto il resto è contorno alla musica. Invece molte volte c'è prima il contorno e poi la musica. Quindi il nostro obiettivo è prima la musica e prima le persone e tutto il resto poi viene. E quindi, ripeto, poi magari non è più importante che possa rispondere adesso Riccardo di quello che pensa e magari ancora Assolutamente. parlare di lui perché merita più lui e no, non io in questo momento, assolutamente. Quindi, Riccardo, veramente grazie. È una cosa pubblica che io dico: sei un grande artista, sei veramente una bellissima persona. E penso che gli allievi e soprattutto che si iscriveranno alla masterclass, ma a prescindere dalla masterclass, ti conosceranno, non diranno mai questo che ha detto queste cose sono sbagliate. Ne sono sicuro e mi assumo la responsabilità di tutto quello che dico. Grazie. C'era quel maestro che sentì nella diretta, parlava, faceva tutti quei complimenti. No, no, io so che sei tra l'altro una persona molto sincera e onesta, quindi non, quello Grazie che hai detto lo Alessandro, sottoscrivo, non è perché siamo amici o perché ci si conosce. Ragazzi, quando si dice la verità è inoppugnabile, non è grazie. che c'è Molte volte la verità da si dice da noi al sud, giustificarsi. molte volte si dice da noi al sud, la verità fa male. Non lo so se fa male in questo caso, ma credo non Se faccia male. insisti a far provocarmi poi con delle risposte, Io sono un po' sai che io non provocatore. posso fare perché sono in diretta. No, no. Diciamo che Quando vieni parlo qui in male Puglia, altre quando verrai qui in cose. Puglia, quando verrai qua in Puglia, poi faremo tutte le nostre Facciamo un battute. riassunto di queste cose. Grazie, Poi faremo dei Alessandro. video che non posso caricare su YouTube apposta per appunto, gli amici. Ecco, appunto. Concludiamo questo bellissimo incontro con questi bravi amici e persone molto positive, e lasciando la parola al nostro Riccardo, che con grande piacere e con grande affetto, ecco, ho invitato in questa nostra trasmissione in streaming che da diversi anni ormai tiene compagnia ai nostri membri del gruppo L'Opera Lirica d'Allogione e Musica in Opera, che insomma, scusate se faccio come quello dell'aeronautica che disse che aveva due lauree, no? Che si beò da sé di quello che era, però insomma, il nostro gruppo fa oltre 17.000 iscritti, che non è soltanto un numero, ma è un impegno da parte di chi lo detiene, di chi lo amministra, e anche un segno di amicizia e di sostegno nei confronti dell'opera, perché noi parliamo di opera, di musica, non parliamo di come si abbocca il vino o come si degusta l'olio, eccetera, eccetera. Quindi chi dice che questo è solo un numero è in malafede, è peggio per lui o per lei, insomma. Perché essere tutti insieme per l'opera, fare le cose insieme vuol dire fare l'opera. L'opera si fa insieme, se no uno fa il concerto a casa sua, si dice quanto è bello e finisce lì, come è stato durante la pandemia in streaming, che ognuno se la suonava e se la cantava come diceva. Il gruppo nasce
e voglio che sia inequivocabile questo, nasce per far incontrare, non scontrare le persone, serve per far incontrare le persone che sono a distanza, come noi a questo momento, perché Riccardo immagina che sia a Berlino, giusto? No, sono a Norimberga. Ecco, appunto, insomma, dietro l'angolo praticamente. Io sono a Crescenza Terme e i nostri amici sono a Taranto, quindi abbiamo fatto come c'era quella, i giochi senza frontiere, insomma. Perché cioè, è un qualcosa veramente di bello il gruppo, perché unisce le persone nel comune amore. E unisce le persone nel comune amore anche nel sostenere artisti come Riccardo, a cui lascio la parola per concludere questo incontro, perché vorrei che ci desse appunto un po' come, ecco, come vede la sua, insomma, com'è la sua visione dell'opera e infondesse un pochino di fiducia, proprio perché una persona positiva è una persona ben pensante. Ecco, diciamo i consigli per i giovani, va bene, questo si dice sempre, è una domanda canonica che insomma è un po' retorica se si vuole, no? Però ecco, se puoi dire delle cose positive e poi i prossimi tuoi impegni, così chi è vicino magari o anche chi si è incuriosito o chi può ascoltare la tua voce su YouTube ti può venire ad ascoltare in teatro. Sì, io vi ringrazio delle vostre parole anche a Mariano e Lorena e le tue sicuramente. Diciamo, per parlare sommarizzatamente di quello che penso io, è una cosa che ho già parlato con tante persone, anche con Lorena abbiamo parlato di queste cose. Io credo che ci sia un problema oggigiorno nell'opera e quel problema. Diciamo, ci sono tante cause per questo problema, però il problema principale è che per una persona andare a guardare un'opera oggigiorno in teatro non è più interessante. Non ci sono più i cantanti che riescono come quelli di una volta, che le persone vanno in teatro e si innamorano di quello che stanno guardando, stanno sentendo, e per questo vogliono tornare tutte le sere per sentire di nuovo, perché è una cosa incredibile. Questo purtroppo non c'è più. E secondo me ci sono tanti fattori che fanno queste cose. A proposito di quello, siccome io abito in Germania e canto tanto qua, posso dire una cosa. È incominciato anche questo movimento che adesso è arrivato in tutto il mondo di fare la regia tedesca. Quelle regie moderne, strane, che non tutti capiscono. L'origine di quel processo lì, adesso è diventato un movimento da solo, però l'origine era giustamente che le persone andavano in teatro e trovavano lo spettacolo non interessante. Allora c'erano anche i cantanti che si mettevano lì dal lato sinistro, dal lato destro del palcoscenico, incominciavano a cantare e le persone dormivano. E allora, per combattere questo processo, alcuni registi hanno avuto l'idea: ma guarda, dobbiamo fare qualcosa sul palcoscenico in modo che ci sia un po' più di interesse per le persone di vedere queste cose. E dopo di quello, alcune cose sono cambiate così, però la cosa è andata in un'altra direzione che secondo me non va bene. Diciamo, non voglio criticare perché tutto c'è un valore, tutto quello che si fa, però non è la stessa cosa che era ad un tempo. E una delle ragioni, ho detto, ci sono tante che dobbiamo parlare. L'insegnamento del canto sicuramente ha un ruolo importantissimo in quella direzione lì. Perché, secondo me, oggigiorno si insegna il canto in modo a trattare il cantante come un strumento. Quindi, noi impariamo a fare suoni. E non fare parole, non fare emozioni, non fare frasi. E io mi ricordo sempre, ho visto tante masterclass nella mia vita di tante persone, veramente tantissime, e non ho mai visto una persona che nel corso di una masterclass riusciva a cambiare un allievo che arrivava e cantava male e usciva cantando bene. Non è mai successo in quelle masterclass che ho visto in vita mia. Solo una persona faceva questo, era stata Licia Albanese. Licia Albanese
prendeva una persona che arrivava, cantava, che tu dicevi, ma guarda, questo sicuramente non ha nessuna possibilità. Licia Albanese lavorava con quella persona lì per mezz'ora o di meno, o forse di più, però quando usciva tu dici, ma guarda, quello è un cantante, che non avevo mai visto un'altra persona fare una cosa di simile. E questa ambizione avevo anch'io, dicevo, guarda, se una persona viene da me si deve cambiare, non può essere entrare e uscire e dico, guarda, ma fai quella nota più così. No, tu devi diventare un altro cantante. E come faceva Licia Albanese? È una domanda che ho pensato per tanto tempo, qual era la sua magia? E c'erano tanti fattori, tante cose che lei faceva che producevano questo effetto. Però, secondo me, sommarizzando tutto in una cosa sola, io credo che noi cantanti, quando cantiamo, siccome siamo così preoccupati di fare i suoni belli nell'altezza giusta e di trovare il do e fare queste cose, noi ci dimentichiamo di quello che stiamo dicendo. Quindi, noi non capiamo le parole. È quello che faceva la differenza di Licia Albanese, perché sicuro che tutti noi, quando andiamo per cantare qualsiasi cosa, anche se qui devo dire non tutti, però il 99% dei cantanti, quando vanno a cantare alcuna cosa, traducono tutte le parole, capiscono la storia, capiscono quello che stanno dicendo. Però anche così, nel momento di cantare, loro non pensano a quello che stanno dicendo. Sai, è più o meno l'effetto di una persona che canta l'inno nazionale. Quando tu canti l'inno nazionale, di solito capisci tutte le parole, sai perché lo stai cantando, tutto questo, però non pensi alle parole mentre li stai cantando e diventa un atto meccanico, diciamo, non ha più emozione nel dire quelle parole. E questa era la magia di Licia Albanese, che riusciva a fare con che gli allievi pensavano a quello che stavano dicendo e vo volevano dire quello che stavano dicendo mentre stavano cantando. E questo fa una differenza enorme. Sicuramente non basta volere, ci sono dei principi tecnici che si devono imparare. Però una volta che si impara tutto quello insieme, il risultato è incredibile. Ma invece, oggigiorno, le persone si fissano tantissimo negli aspetti tecnici, che sono importanti sicuramente, però se non si arriva a quel punto di dire, guarda, adesso sai come canti, adesso parli queste parole e vuoi dire quello che mi stai dicendo. Se una persona pensa, e sto parlando questa parola, le voglio dire in questo momento così, allora tutto viene insieme e diventa una cosa bellissima, diventa arte. Altrimenti diventa una cosa che si chiama di musica, ma non è neanche musica, è un esercizio di fare qualsiasi cosa, ma non è un'arte, è una cosa, non voglio dire la parola che sarebbe appropriata, diciamo. Sì, diciamo una Per presa in fare giro, via, l'arte è una bisogna presa essere in artista. giro. Dimmi? Dico è una Non presa ti ho in capito. giro, perché è una presa in giro, cioè non è una cosa ragionata, pensata, prodotta, è un'esecuzione di note, però non ha quella, non vive, ecco, è qualcosa che non vive, cioè sopravvive perché è un mestiere come tanti altri, però no, non è qualcosa di intimo, interiore, artistico, che quando uno si è espresso è cambiato qualche cosa, no? Come hai detto, che entravano, no, in una certa maniera e poi riuscivano trasformati, perché sappiamo che la Licia Albanese è Adesso stata, siete tornati, sì. io penso Non che ti sia avevo stata capito, una. Alessandro. Ah, ecco, sì, ho visto che è andato via la connessione. Sì. Dicevo, come hai detto, il canto è qualcosa di vivo, cioè qualcosa che deve vivere nella persona. Non può essere una cosa, come dire, refrattaria, che uno fa le note, fa come succede spesso nel mondo barocco, più che altro, negli oratori, queste cose qua, no? La lirica, specialmente, è qualcosa, è un'interpretazione di un personaggio. Si deve calare Esatto. come fa un attore in un personaggio, non deve rimanere sempre se stesso, che poi c'è. È sempre riconoscibile, no? Ci sono dei cantanti, anche grandi voci, che hanno fatto magari una certa carriera, magari anche più alto nel passato,
però sono sempre loro, cioè sono sempre loro che cantano e rimangono con le stesse inflessioni, con le stesse qualità umane, artistiche, diciamo, grandi, magari grandi voci, però rimangono fine a se stesse. Ecco, il miracolo della Callas, no? Callas aveva questa caratura così artistica, così elevata, che questo studio approfondito, e questo anche si studiano le origini, per esempio l'origine del testo di un libretto, si studiano i contesti storici di un libretto. Se uno fa come hai fatto tu Don Carlo, chiaramente può arrivare a cantare o ruoli di Don Carlo, ma anche di Rodrigo, Filippo II o la stessa Eboli, senza avere un'idea almeno del mondo spagnolo, del tempo, la corte, la storia, insomma, in generale, dei personaggi, insomma. E poi il testo di Schiller, perché non è levato da qualcosa che è piovuto in casa di Verdi così a caso, cioè c'è tutto un percorso grande di anche culturale, movimento europeo, culturale, quindi insomma ci confluisce tutto un mondo che certamente cantare, so, l'aria di Eboli, tu che le vanità, scusa, di Elisabetta, tu che le vanità conoscesti nel mondo, brava, 10, brava, ma poi finisce lì, finisce nella stanza, quella ha cantato Elisabetta di Valois, cioè, Valois fa a casa tua, nel senso che cos'è successo poi dopo? Nulla. Scusate queste battute trash, oscene, ma cioè, mi è venuta così. Allora, vabbè, comunque dai, ci siamo capiti, e chi potrà venire a questa masterclass a Taranto potrà avere con te, diciamo, un confronto con una persona sicuramente molto preparata, sia artisticamente che umanamente. E sono contento molto che questa occasione ci abbia dato la possibilità di rivederci e di rincontrarci. E davvero grazie Riccardo Grazie per la tua disponibilità. E ringrazio anche gli amici Lorena, aspetta che ti do l'audio, e anche a Mariano. te. Sì, Penso grazie che Alessandro, grazie. eccoci. E quindi non mi rimane altro che invitarvi intanto a vedere appunto sul sito dell'associazione, che è ecco, dove potete trovare le informazioni per la masterclass, e soprattutto insomma, valutate, insomma, questo ognuno di voi poi secondo i propri bisogni farà delle scelte, ma insomma, comunque vi invito anche a seguire Riccardo nella sua carriera artistica, perché ancora ha diversi, insomma, ci saranno diverse cose che lui farà. E ci sono molti amici anche fra l'altro in Germania, qui, tra cui il nostro caro Maurizio, amministratore come me del gruppo, che inviterò poi a venirti ad ascoltare, Riccardo, sicuramente. Lui è di Amburgo, ma insomma, diciamo, se sei in zona, verrà a ascoltarti sicuramente. Allora, io ringrazio tutti per questa bellissima chiacchierata, ringrazio i tantissimi follower che ci hanno seguito in questa diretta, e vi lascio insomma con un'informazione, c'è chi se ne frega, però io la dico perché sono così. Stasera andrò a vedere un concerto di musica, sapete che noi facciamo anche un attimino, seguiamo le attività anche dei piccoli teatri, non solo dei grandi teatri. C'è un concerto qui, dove Teatro Verdi di Casciana Terme, concerto dell'amicizia, Casciana Terme e Amburgo, un liaison molto particolare, perché insomma, certamente Amburgo è una grande città, con un bravissimo pianista, Matthias Weber, che so che è venuto qui a stare, penso abbia una casa estiva, e ha portato un'orchestra qui a questo teatro, la Haydn Orchestra di Hamburg,
andrò a vedere questo concerto, ebbene farò così, diciamo, un breve resoconto. Ecco, diciamo, in chiusura di questo, io vi invito poi a seguire le prossime attività del gruppo, in particolare questa intervista figurerà su YouTube, quindi la potete rivedere sul gruppo su YouTube, e poi verrà messo anche sul nostro sito ufficiale che è musicainopera.com, cioè ci sarà il video accompagnato da un breve articolo dove ci saranno comunque le informazioni relative anche alla masterclass. Allora, grazie Riccardo, grazie Lorena, grazie Mariano e tanti in bocca al lupo per Grazie a questa te, bellissima intervista. Alessandro. È E io vi stato un do piacere. l'appuntamento. Anche per me, anzi, rivedervi, è stato veramente Sì. emozionante. Ti aspettiamo E in Puglia, grazie. anche a te. Ti aspettiamo in persona. Ti aspettiamo. La mia metà pugliese, Esatto. verticale, come vedete, perché insomma, sennò sarebbe Un motivo in più sconveniente. per venire Esatto. qui. Scegliere il trancio migliore è un po' un problema, insomma, è meglio dividersi a metà. Via. Vi saluto e vi do l'appuntamento alle attività del gruppo. Grazie. Grazie, un saluto a tutti, grazie. Grazie.